Cari amici, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Tanta carne al fuoco, tante novità in queste giornate, tanta variabilità, piogge, rovesci, nevicate, alluvioni, situazioni difficili. Comincia a muoversi però anche l'inverno. E quando comincia a muovere l'inverno i primi passi, beh, chi è appassionato d'inverno guarda solo quelle possibili proiezioni. Un po' come quando si va al Louvre, tantissimi quadri stupendi di tanti artisti bravissimi, ovviamente, però al Louvre vai per vedere la Gioconda. C'è prima la Gioconda. Quando c'è la Gioconda, poi il resto passa in secondo piano. E per molti, quando arriva l'inverno e il freddo, e magari anche la neve, tutto il resto passa in secondo piano, ma c'è. E ci sarà ancora della locale instabilità. Guardate, tra la Liguria, le zone di confine del Piemonte e soprattutto sulla Lombardia, con qualche rovescio di pioggia, sull'arco alpino delle nevicate, tra la Val d'Aosta e il Piemonte, sino a quote basse praticamente, procedendo invece verso la Lombardia oltre 5, 6, 700 metri. La situazione più tranquilla proprio sul Piemonte, con anche delle aperture del cielo. Però vedete, tanta carne al fuoco. C'è la pioggia, c'è un po' di neve, c'è un po' di sole e comincia l'aria fredda a giungere sulla penisola italiana. Magari nei prossimi appuntamenti meteo vi daremo altri dettagli. Arrivederci.